che dite, possiamo cominciare? Io non vi porto via tempo assolutamente, perché abbiamo qui due illustri ospiti e poi il nostro carissimo amico Luciano Eusebi. E volevo solo esprimere il mio grazie alla professoressa Laura Palazzani, ordinario di filosofia del diritto alla LUMSA di Roma e vicepresidente del Comitato Nazionale per la Bioetica, e al professor Stefano Semplici, ordinario di filosofia morale all'Università di Roma II, autori di due volumi che sono usciti proprio contemporaneamente, uno per la scuola editrice della professoressa Palazzani e del professor D'Agostino, che doveva essere qui questa sera ma non è potuto venire, e il titolo è Bioetica, le nozioni fondamentali, e invece del professor Semplici per la Morcelliana, Bioetica, le domande, i conflitti, le leggi. Ecco, l'incontro di questa sera è promosso dalla Morcelliana, dalla scuola editrice, dalla Cooperativa Cattolico-Democratica di Cultura, dai Padri della Pace e in collaborazione con Scienza e Vita. Il titolo è Bioetica, i problemi, la coscienza, il diritto. Abbiamo chiesto al professor Luciano Eusebi, ordinario di diritto penale alla Cattolica e carissimo amico della cooperativa, di condurre l'incontro, che è impostato secondo lo spirito e gli intenti della nostra cooperativa, che riassumo molto brevemente in questi punti. Innanzitutto accrescere le nostre conoscenze perché siano rigorose, precise, scientifiche, oneste. Interrogare poi la nostra coscienza attraverso gli strumenti del dialogo, della ragione, sollecitare una partecipazione consapevole, critica, interrogante, ma sicuramente fondata secondo un'ottica personalista, alle decisioni che con un'accelerazione sempre maggiore il nostro tempo va affrontando sui grandi temi della vita, della sofferenza, del dolore, della malattia, della morte, nella convinzione della bellezza e grandezza della scienza, se però è al servizio della vita e non assoggetta la vita ai propri interessi economici, di successo, di carriera. E infine è nello spirito della cooperativa il desiderio, l'intento di cercare una condivisione di valori e di principi con tutti coloro che hanno veramente a cuore una società solidale, che è solidale innanzitutto, prima di tutto, con chi è debole, con chi è indifeso. Ecco, io ringrazio ancora molto i nostri ospiti, ringrazio voi che siete qui presenti. Ricordo che ci sarà probabilmente uno spazio, non molto ampio, per qualche domanda in forma breve. E lascio subito la parola al professore Eusebi. Grazie. Grazie, buonasera. Solo pochi momenti. Ovviamente sono condizionato dal mio essere giurista, dall'esperienza fatta nel precedente Comitato Nazionale di Bioetica, dal coinvolgimento in alcuni momenti legislativi, per esempio la commissione relativa alla redazione delle linee guida della legge 40. Ma dico questo per far presente come la legge sia una brutta bestia, perché fare la legge non è come essere in un convegno in cui serenamente si confrontano posizioni. Da una parola della legge dipendono approcci comportamentali completamente diversi. E spesso nella legge non è importante tanto che cosa si enuncia, ma che cosa la legge in concreto consente. Per realizzare delle buone leggi noi abbiamo bisogno della riflessione etica, di una forte riflessione bioetica nel contesto sociale, nella consapevolezza che l'etica, contrariamente a quanto si dice spesso, non è la palla al piede della ricerca, del progresso. L'etica è l'unica condizione possibile di libertà della ricerca e del progresso, perché se le decisioni attinenti all'uso degli strumenti che abbiamo non sono prese secondo criteriologie etiche,
prevalgono gli interessi materiali, gli interessi economici, gli interessi dei forti. Del resto questo l'aveva capito l'Illuminismo, quando nel passaggio alla democrazia moderna non ha certo rinnegato l'etica, perché le democrazie moderne si fondano sulle dichiarazioni universali, sulle dichiarazioni dei diritti dell'uomo. Ha rinnegato l'idea che fosse un'autorità precostituita a decidere tutto per tutti, perché quell'autorità precostituita probabilmente avrebbe fatto i suoi interessi, mentre l'ambizione democratica era quella della capacità di individuare punti di vista a prescindere dall'interesse. E questa è l'avventura dell'etica. Punti di vista che potessero avere a che fare con la dignità umana in quanto tale. Nella consapevolezza che, diversamente da quanto spesso si ritiene, l'etica non è la conseguenza di scelte a priori già fatte sul piano religioso, sul piano ideologico, per cui c'è l'etica cristiana, l'etica musulmana, l'etica laica, l'etica interista, l'etica juventina, ma l'etica è un'esperienza di base di ogni individuo umano nel momento in cui avverte, già nei primi anni della sua esistenza, che c'è qualcosa che si decide, ma qualche cosa che si deve comprendere, che si deve discernere. Ci sono interrogativi su ciò che è bene, su ciò che è giusto, dove non è in gioco un atto decisionale, ma è in gioco un discernimento. Certo, certo, questo discernimento è difficile ed è l'avventura dell'umano, ma siamo uniti da questa prospettiva. C'è qualche cosa da comprendere. Non è strano, in fondo. Le stesse scienze di base, la fisica, la biologia, la chimica, leggono la realtà. Leggono quella realtà di cui noi viviamo, ma che solo in minima parte comprendiamo. La conoscenza è lettura della realtà. Forse c'è qualche cosa da leggere anche sul piano antropologico, anche sul piano morale. E allora ecco l'interrogativo: come ci aiuta la riflessione bioetica oggi a creare il massimo di convergenza possibile in questa società così complessa? Non si tratta di fare compromessi, si tratta però di attivare un dialogo molto molto importante. Poi certamente il punto d'incontro della legge sarà un punto d'incontro difficile, e ciascuno sarà chiamato, alla luce della sua coscienza, ad andare oltre la legge e a mantenere aperto il dibattito nella società, ma nella consapevolezza, e concludo, che queste problematiche hanno a che fare con l'altro, con il riconoscimento dell'altro, che è la sfida fondamentale in fondo della democrazia. L'altro è portatore di diritti per il fatto stesso della sua esistenza, non per un giudizio che diamo sulle sue capacità o sulle sue qualità. Ecco dunque, credo, l'interrogativo fondamentale. C'è qualcosa da condividere, non siamo delle monadi. L'avventura morale è l'avventura del dialogo nella nostra società. Il suo libro, professor Semplici, ci aiuta proprio a camminare in questo senso. Dunque, anche per un dovere di ospitalità, perché la professoressa Palazzani è bresciana e gioca in casa, diamo a lei per primo la parola. Grazie. Io vorrei restare all'impegno metodologico che abbiamo prima assunto, proprio perché sarei lieto di valorizzare questa bella occasione di incontro per un dibattito a più voci, e quindi anche magari per attivare poi un confronto fra noi e fra gli amici che sono qui presenti stasera. Per cui limiterò questo mio primo intervento ad alcune linee che, ecco, ad alcune linee che credo possano utilmente intercettare la provocazione del nostro moderatore,
e che fanno riferimento a due grandi aree problematiche, a due grandi questioni di fondo. Forse sarò costretto per far questo ad una qualche semplificazione, ma eventualmente approfondiremo qualche aspetto nel dibattito. Le due grandi questioni che credo siamo chiamati a interpellare questa sera riguardano la natura, il contenuto, il metodo dell'oggetto di cui stiamo discutendo, la disciplina di cui stiamo discutendo, la bioetica, e poi soprattutto direi il rapporto fra il diritto e la morale, perché era questo il tema sul quale il professor Eusebi maggiormente ci sollecitava. Tuttavia, prima di parlare del diritto e della morale, alcune osservazioni preliminari sul metodo e la natura della bioetica credo che siano importanti. Perlomeno in ciò esprimo la mia posizione e il mio personale punto di vista, che è uno fra molti e certamente non il più autorevole. Si può parlare di bioetica ed effettivamente si è parlato di bioetica con altri vocabolari e con altra ampiezza. Io però premetto che cosa rappresenta per me, dal punto di vista della specifica prospettiva morale, la disciplina bioetica. E dico subito che, in primo luogo, la bioetica è stata e legittimamente viene intesa come una riflessione in generale sul rapporto fra l'uomo e la natura, fra l'uomo e la vita in generale, sollecitando l'uomo a prendere atto della nuova responsabilità che gli deriva nel momento in cui per la prima volta nella storia del mondo ha in mano non soltanto il destino della sua sopravvivenza, ma quello anche della sopravvivenza della natura tutta. Certamente in questo senso la interpretò lo studioso al quale si attribuisce l'invenzione del termine, Popper. Molti interpretano la bioetica come l'ultima trasfigurazione dell'etica medica. È già una circonferenza più ristretta rispetto alla prima, evidentemente, e tuttavia ancora, a mio avviso, eccessivamente ampia. Perché? Perché la bioetica, in senso proprio e stretto, rappresenta, a mio avviso, la domanda radicale che ci viene rivolta là dove ne va di quei luoghi dell'umano nei quali, più sfumata, si fa la differenza fra quelle due dimensioni dell'essere che ci appartiene e che siamo, che nella lingua greca si identificavano con i termini di zoe e di bios. Qui veramente con qualche feroce semplificazione, intendendo per zoe quello strato della vita che in qualche modo ci attraversa e che infatti in greco si dice quasi sempre al singolare, la vita che è la vita del cosmo, della natura, il livello biologico di ciò da cui emerge la nostra individualità, che è il bios, che non è solo dell'uomo, ma che nell'uomo si carica di un significato forte di orientamento, di progetto, di determinazione di questa vita come la sua vita. Un bios però che comincia e finisce. Ed è per questo che tipicamente i luoghi della bioetica sono i luoghi dell'inizio e della fine e, nella prospettiva che ho detto, dell'inizio e della fine della vita dell'uomo. Non perché non esista una bioetica che riguarda i diritti degli animali, che riguarda la responsabilità dell'uomo per l'ecosfera nel suo complesso, ma perché qui siamo di fronte ad una responsabilità che più radicalmente, più intimamente è nostra. Aggiungo un'annotazione che può apparire forse un po' meno scontata. Per quanto ho detto, io ritengo che l'eutanasia, il dibattito sull'eutanasia, non appartenga alla bioetica in questo senso più ristretto e specifico. L'eutanasia, là dove ne va del rapporto fra un paziente e il suo medico o i suoi medici,
nel momento in cui la vita di un uomo si avvia alla sua conclusione, più o meno naturale, è certamente un problema di etica medica. È certamente un problema di etica medica, perché ne va di una relazione fra due esseri liberi, responsabili, adulti e competenti, come si dice nel gergo. Prima discutevamo con Laura il problema dell'etica medica nei confronti dei bambini, che presentano una situazione drammatica e specifica proprio da questo punto di vista. Non a caso irrompono nel dibattito bioetico quelle questioni di fine vita che più immediatamente coinvolgono quella vita che sfuma dal bios verso la zoè, ovvero tipicamente le questioni di fine vita che riguardano gli stati, per esempio, gli stati vegetativi persistenti o comunque tutte quelle condizioni nelle quali la condizione di paziente assume la radicalità di ciò che ormai non è più in grado di esprimere una coscienza, la voce di una coscienza libera. Ma di per sé, l'eutanasia e dunque la richiesta o la pretesa che un paziente dia, che un medico dia la morte al suo paziente, è più dell'etica medica che della bioetica, e proprio per questa ragione direi che è tipicamente del diritto, è indiscutibilmente del diritto, al di là delle controversie che invece inevitabilmente si accendono, da dove ne va, per esempio, dello statuto dell'embrione. Forse è anche per questo che è tendenzialmente, non dico più facile, ma meno impervia anche la strada di soluzioni più condivise. Ecco. Questa è una prima osservazione molto importante. Una seconda che in qualche modo è legata a questa premessa. Guai alla bioetica del principio passepartout. Questa è una tentazione fortissima, in particolare nel dibattito tanto giornalistico e televisivo che caratterizza questi temi in Italia. Il passepartout sappiamo tutti che cos'è, è la chiave che ci permette di aprire tutte le porte. Ugualmente in bioetica sembra che si debba andare alla ricerca di quel principio trovato il quale siamo in grado di risolvere, di rispondere adeguatamente a tutti gli interrogativi che di volta in volta si pongono. Non è affatto così. E rappresenta una insidiosa tentazione. Faccio un esempio rapido e credo abbastanza chiaro. Qual è la procedura tipica? Si parte dal caso drammatico, che non a caso abitualmente fa riferimento all'eutanasia. C'è un testo molto diffuso in Italia che programmaticamente segue questo percorso. Partiamo dall'eutanasia perché lì è più chiaro portare in evidenza il principio passepartout, aggiungo io, che sarebbe quello dell'autonomia. Una volta che si è affermato il principio dell'autonomia, là dove più facilmente esso fa premio sulle altre considerazioni eticamente rilevanti che normalmente si affollano al dibattito su queste questioni, per esempio perché si chiede soltanto che ciascuno possa morire a modo suo, non decidere della vita di altri ma decidere soltanto della propria, ebbene, una volta che si è trovato il passepartout, si tratterà semplicemente, come alcuni autori, ripeto, esplicitamente propongono, di applicarlo a tutto il resto, anche là dove evidentemente, per esempio, l'aborto, non ne va semplicemente della vita di colui che decide. Questo rende la riflessione bioetica più difficile, molto difficile, perché ogni questione andrebbe affrontata al suo livello e con gli strumenti specifici che la contraddistinguono. Bene, un'ultima osservazione, questa più propria della filosofia morale: la bioetica è a mio avviso una preziosa lente di ingrandimento del rapporto che lega l'uomo al tempo. Il bios è appunto una vita che inizia e che finisce. Nella bioetica troppo spesso troviamo al centro del dibattito il confronto, la polemica sull'essere dell'uomo, sulla natura dell'uomo. Ecco, a mio avviso
varrebbe la pena di ridislocare concettualmente questo confronto sulla centralità del tempo che è la vita dell'uomo, perché questo permette più facilmente di ricomprendere in particolare quei luoghi dell'inizio sui quali altrimenti inevitabilmente si accende la polemica su quello che in gergo tecnico si chiama lo statuto ontologico dell'embrione. Vediamolo all'interno del tempo di un bios e di quello che di quel tempo rappresenta la soglia o le soglie. Non a caso in bioetica il tema della soglia ha un rilievo così importante. Da quando posso dire che, vorrei non usare l'espressione barbara che purtroppo anche qualche medico ogni tanto utilizza, da quando posso dire che inizia una vita umana? Perché, ecco, insomma, francamente vorrei non dover discutere sul fatto che quella dell'embrione, quale che ne sia la dignità, è vita umana, insomma, ecco. Ma da quando si può applicare a quella vita il principio di riconoscimento dal quale deriva un dovere di rispetto assoluto non solo per la morale ma anche per il diritto? Quando si può dire che una vita è ormai esaurita nella sua potenzialità di essere autenticamente umana e quindi l'agire terapeutico si configura come un accanimento? Ecco, vedete, si tratta di soglie. Le soglie ci dicono del tempo piuttosto che dell'essere e ci inducono a prendere molto sul serio le soglie che appaiono più radicali dal punto di vista psicologico, fenomenologico, ma ecco, in fondo qui potrei forse spendere anche l'aggettivo ontologico, e quindi certamente quella soglia prima dell'inizio di una vita umana che è la fecondazione. Dunque, quindi queste sono alcune osservazioni sparse, se volete, sul metodo, la natura della bioetica. Che cosa possiamo da ciò dedurre sul rapporto fra diritto e morale? Io vorrei molto semplicemente proporre di prendere le distanze da due tesi. Lo dico in maniera un po' provocatoria, ma appunto siamo qui per fare un po' di dibattito. Allora, io penso che ci siano due errori. Il primo è quello, peraltro così suadente, insinuante e persuasivo, del cosiddetto diritto mite. Il diritto deve essere mite, il titolo di un celebre libro di un meritatamente famoso costituzionalista italiano. Deve essere mite, cioè deve imporre il meno possibile, soprattutto deve essere neutrale. Non deve incorporare, cioè, nelle sue leggi posizioni morali in quanto tali controverse. Il primo e fondamentale capo d'accusa contro la legge 40. Insomma. Ecco. Il diritto, il professore Eusebi mi correggerà se sbaglio, non è mai neutrale, non ha mai questo tipo di neutralità in assoluto. Potrà essere più o meno inclusivo di diverse opzioni morali, ma c'è sempre, specie quando ne va di queste questioni che sono il cuore del contratto sociale, c'è sempre un limite dell'intollerabile. Ripeto, l'asticella potrà essere spostata più in alto o più in basso, ma il diritto serve proprio, fra l'altro, non è la sua unica funzione evidentemente, a fissare il limite dell'intollerabile, che per questo viene sanzionato. E come si definisce che cosa è intollerabile? Ovviamente le convinzioni morali, il sapere e la sapienza di un popolo che da quell'ordinamento giuridico viene appunto ordinato, non sono l'unico terreno di coltura di questa funzione del diritto. Ma mi sembra arduo sostenere che non vi siano delle opzioni morali in senso alto e
politico dietro, per esempio, le prime parti delle Costituzioni che ci ostiniamo a considerare intangibili. Non so come altrimenti chiamarle. Dunque, l'espressione del diritto mite è un'espressione equivoca, assolutamente condivisibile e tuttavia, proprio per questo, incapace di offrirci uno strumento ermeneutico appropriato per le situazioni di conflitto. Ugualmente però, temo che non si possa accogliere l'idea che non appartiene alla politica e al diritto che attraverso la politica si va a determinare, che non appartenga alla politica e al diritto occuparsi di queste questioni. In queste ultime settimane si è molto parlato della biopolitica, lo ha fatto anche Laura intervenendo su un dibattito aperto proprio da Francesco D'Agostino. Ovviamente io condivido quello che ha scritto Laura sulla biopolitica e sulla necessità che la politica e il diritto siano al servizio dell'individuo e della dignità della persona. Ecco, ma anche questa è una biopolitica. In altri termini, ovviamente nessuno di noi può affermare, credo intenda affermare, che il diritto può non occuparsi di queste cose. Dovrà evidentemente esserci una legge che stabilisce se un medico può o no dare al suo paziente il farmaco che uccide, se una donna può o no abortire, se può fare in una struttura pubblica e così via. E queste cose in un paese democratico si definiscono in Parlamento. Dunque appartengono anche alla politica. Il problema qual è che non possiamo eludere? Esiste un pavimento, per ristretto che sia diventato nelle società pluraliste, di principi fondamentali che la politica e il diritto in qualche modo riconoscono piuttosto che produrre. Ecco, questo è il punto fondamentale. E questo è il punto sul quale dobbiamo con onestà e serenità riflettere, perché qui nasce la contesa culturale e poi anche politica così vivace, a tratti violenta, del nostro tempo. Perché? Perché là dove ne va di questo rapporto è facilmente in agguato la caduta, questa sì tanto paventata dall'illuminismo, nel principio di autorità. Perché? Perché qui sono in gioco questioni delle quali la politica e il diritto non possono non occuparsi. Articolo 1 della Carta di Nizza, ogni individuo ha diritto alla vita. Gli italiani poi sono stati particolarmente astuti, devo dire, perché hanno tradotto con individuo, che è più comprensivo di persona, che è invece usato in altre lingue. Bene, ogni individuo ha diritto alla vita, allora che ne facciamo di questa affermazione così inequivocabile, normativamente forte? Ecco, allora, è evidente che nel momento in cui si pone questa questione, la politica non, ad un tempo non può essere esclusa e dall'altra parte deve riconoscere il suo limite, che è il limite delle coscienze, che è il limite della tradizione, che è il limite di appartenenza ed identità, che tuttavia non sempre convergono fra loro. E vengo così all'ultimissima parte di queste brevi osservazioni. Come si fa per gestire il conflitto che da tutto ciò deriva, che è il nervo scoperto delle società democratiche e pluraliste? Ci sono fondamentalmente, a mio avviso, due percorsi e questi due percorsi vanno seguiti entrambi, assumendosi la responsabilità di stare piuttosto sull'uno che sull'altro. Il primo percorso lo definisco quello delle strategie del patriottismo costituzionale. Che cosa intendo con questa espressione? L'evidenza alla quale prima mi richiamavo. C'è un contenuto morale nella prima parte anche della nostra Costituzione che in modo o nell'altro intercetta i grandi temi della vita, della dignità e del rispetto della vita dell'uomo. Questo è quello che Hegel nella filosofia del diritto
definiva il patriottismo, fa parte di quello che Hegel definiva il patriottismo, come quel sentimento di serena e in fondo felice appartenenza di un individuo alla sua collettività politica. Quando siamo in disaccordo con il nostro prossimo, che è un cittadino come noi, su questioni di questa portata, è qualcosa di più importante e radicale di una lite di condominio, e già sappiamo quali possano essere le nefaste conseguenze delle liti fra vicini di casa, insomma. Qui ne va di una appartenenza profonda alla comunità che siamo e che vogliamo continuare ad essere, ed è per questo che i conflitti in materia bioetica sono così dolorosi, così pesanti da sopportare. Si può tentare allora di ridurre il conflitto. Ci sono alcune strategie praticabili per la riduzione del conflitto, troppo spesso dimenticate e trascurate. Non le enumero e magari ci ritorniamo nel dibattito. Voglio però dare spazio a quella che è la seconda strada, anch'essa politica evidentemente, che dobbiamo considerare come inevitabile nelle società pluraliste, ed è quella che io cerco di definire il dissenso deliberativo. Si è molto citato in queste ultime settimane il più grande filosofo politico americano del secolo scorso, cioè John Rawls, per il suo consenso per intersezione. Ecco, ebbene, questo Rawls è molto importante, in fondo richiama ciò che dicevo prima sul patriottismo costituzionale, ma ineluttabilmente arrivano dei momenti, delle circostanze, delle scelte in cui si rimane di fronte all'alternativa secca di un sì o di un no. Ecco, io credo che non si debba aver paura del sì e del no. Sono i modi del sì e del no che contano. Ci può essere il modo del sì e del no che chiude il confronto e soprattutto chiude la possibilità dello sviluppo e che arriva al termine di un confronto che non c'è stato, senza un confronto. I teorici della democrazia deliberativa ci dicono che ciò che conta non è la decisione, o certo è la decisione, ma è prima di tutto il processo attraverso il quale ad essa si arriva. Quanto più questo sarà stato serio, criticamente attrezzato, qui sì vorrei dire mite, tanto più facilmente si avranno delle soluzioni che, anche quando continuano a dividere, non escludono la possibilità che il discorso prosegua. Non è detto che le leggi, queste o quelle che siano che abbiamo oggi, debbano durare in eterno, che questa o quella legge non si debbano toccare come la prima parte della Costituzione. Non è così, il diritto non funziona così, le democrazie non funzionano così. E allora l'ultima parola può essere un diverso rapporto fra il diritto e la morale. C'è una anoressia della coscienza morale che purtroppo finisce di caricare con attese ipertrofiche lo strumento del diritto, che ha invece i suoi limiti. Il diritto non può risolvere tutto, non possiamo chiedergli di risolvere tutto. Il diritto, soprattutto in queste questioni, rispetta e deve rispettare lo spazio della coscienza morale. Faccio un esempio solo, là dove è più facile farlo, ma si può anche dove è più difficile, cioè là dove una legge proibisce anziché consentire. Ma prendiamo il caso di una legge che consente. Prendiamo per esempio il caso di una normativa come quella italiana che consente al paziente il diritto di rifiutare le cure. Lo prendo nella sua definizione più generica e generale. Ebbene, questo può significare che in qualche situazione qualche paziente si lascerà letteralmente morire? Sì. Se una donna rifiuta l'amputazione di una gamba perché preferisce morire che vivere senza una gamba, e il medico è costretto a non intervenire rispettando questa volontà, questo certamente crea un problema morale serio.
molto serio, ma questo è appunto lo spazio della responsabilità e vorrei dire anche dell'impegno e della testimonianza morale. Il diritto al quale dobbiamo cercare di arrivare perlomeno dovrebbe sempre mantenere questo, lo spazio e alimentare questo, lo spazio della responsabilità e della coscienza morale, che è quello nel quale ciascuno, se vuole, se può, continuerà a proporre, ad accompagnare con buone ragioni, ma soprattutto con molto affetto e carità, quella vita che è in difficoltà, perché quella vita scelga, la libertà di quella vita scelga in questo caso di continuare a durare, sia pure nella sofferenza, nel disagio, nella difficoltà, fino a quando la naturale fine, la naturale inevitabile fine non arrivi. Ripeto, può essere più facile là dove la legge consente, non può essere considerato come un grimaldello per consentire che la legge, per arrivare a che la legge consenta tutto evidentemente, ma un discorso analogo si potrebbe fare anche là dove la legge proibisce, ma di questo magari nel dibattito. Grazie. Lo abbiamo cercato di fare, per esempio, nel passato Comitato Nazionale di Bioetica, in una delle materie più dibattute, dove però è importante verificare che cosa si potrebbe condividere e perché non lo si riesce a condividere. Abbiamo fatto un documento, non a caso rigorosamente dimenticato dalla stampa, firmato da tutte le componenti, sull'aiuto alla donna in gravidanza, senza toccare nulla della legge. C'è qualche cosa che potremmo condividere, eppure non sappiamo condividerlo. Perché in tanti paesi la situazione della donna in gravidanza è fortemente tutelata e da noi dovrebbe essere così difficile attivare quella dialogicità che ci consente di condividere nonostante qualcosa. Ecco, in questo quadro credo che la professoressa Palazzani ci potrà ulteriormente illuminare nella riflessione. Consentitemi solo, proprio dalle ultime battute del professor Semplici, trarre un altro stimolo. Certo, c'è una sfera di incoercibilità dell'intervento sul corpo di una persona cosciente, ma come lei richiama nel libro, con la sentenza Pretti, non c'è un diritto di morire e di esigere una relazione giocata per la morte. Allora c'è anche da sottolineare come, al di là della incoercibilità di un'ingerenza fisica sulla sfera corporea della persona cosciente, c'è un dovere di solidarietà che non si può limitare fermo alla non utilizzazione di mezzi coattivi nel prendere atto lasciando la persona sola, ma che deve portare a comprendere il messaggio che ci sta dietro un rifiuto e ad offrire tutto quello che può essere necessaria a quella persona per non essere abbandonata nella sua solitudine. E io credo che quanto ci ha stimolato ad approfondire il professor Semplici va nel solco di questa premura forte che è caratteristica di una società solidaristica. Approfitto anche per ringraziare le case editrici bresciane che hanno consentito la pubblicazione di questi due libri. Le nostre case editrici, qualche volta ce ne dimentichiamo, ma sono una enorme risorsa culturale. È una piccola occasione, ma è un'occasione bella per dire grazie all'editrice La Scuola e all'editrice Morcelliana. A te, Laura. Grazie Luciano, e col quale ho condiviso tanti anni di lavoro al Comitato Nazionale di Bioetica
E tante volte abbiamo riflettuto insieme su molte questioni che emergevano e che, a nostro parere, esigevano una presa di posizione anche dal punto di vista giuridico. Perché, come giustamente il titolo di questo incontro è Problemi, coscienza e diritto. Ed è proprio l'ordine cronologico, perché prima nascono i problemi, cioè è dalla scienza e dallo sviluppo rapidissimo della tecnologia che sono nati e continuano con una rapidità incredibile a sorgere problemi nuovi. Problemi che interpellano la coscienza etica in prima battuta. Non a caso che dal punto di vista storico è nata prima la bioetica come riflessione etica, perché ci si è domandati, ma qual è il confine tra ciò che è bene e ciò che è male? Come mi devo comportare di fronte alle nuove tecnologie? La bioetica è nata, ma subito dopo veramente pochi anni, si è subito iniziato a parlare di biodiritto. Perché in effetti ci si è resi conto che questi problemi erano sì problemi di coscienza, di una coscienza etica che ci chiama tutti, ci interpella, però d'altro canto erano anche problemi giuridici. Cioè abbiamo bisogno di leggi che regolamentino i nostri comportamenti all'interno della società. Ecco che la bioetica ha cominciato sempre più a lasciare lo spazio al biodiritto, alla biolegislazione. Se ci pensate, quando si è discusso le tecnologie riproduttive, si sono molto sviluppate in Italia dalla fine degli anni 70, dagli anni 80 in poi, ma alla fine tutti ci siamo resi conto che così non si poteva andare avanti, dappertutto si diceva ma c'è un far west, bisogna regolamentare, c'è bisogno di una legge. E quindi ci siamo trovati di fronte a una situazione veramente strana. Da un lato tutti dicevano ma noi abbiamo bisogno di regole, abbiamo bisogno di leggi in questi nuovi settori perché noi non sappiamo come comportarci. Però dall'altro, da una parte urgenza e dall'altro enorme ritardo del diritto. E le leggi non arrivavano mai. Se ci pensate, la legge 40 è uscita nel 2004 e le tecnologie riproduttive dai primi anni 80, quindi ci sono voluti tanti anni per elaborare una legge. E ci possiamo chiedere, ma perché così tanti anni? Perché questo ritardo legislativo, visto che la società sente in modo così forte una regolamentazione in questo settore così delicato? Beh, c'è una giustificazione, se vogliamo, assolutamente comprensibile. Perché? Perché la scienza è rapidissima, pone continui problemi con una velocità sconcertante. Ogni giorno si legge sul giornale qualche nuova scoperta scientifica e il diritto è lento. Sappiamo che per elaborare una legge ci vuole tempo, bisogna elaborare progetti, bisogna discuterli. E quindi da un lato velocità del progresso scientifico e dall'altro lentezza delle leggi. Ecco perché ci troviamo in una situazione che tanti hanno descritto di vuoto legislativo. Ma la vera ragione, come diceva prima Stefano, è che in realtà il vero ritardo legislativo non è dovuto solo alla velocità della scienza, della tecnica e alla lentezza del diritto. La vera ragione è data dal conflitto, dal contrasto che c'è tra diverse visioni etiche all'interno di una società che tutti sappiamo essere pluralistica. E dunque, come può una legge porsi, che è una per tutti, porsi di fronte ad una pluralità di etiche? Engelhardt, un noto bioeticista, ha usato un'espressione davvero molto, molto efficace. Noi viviamo in una società di stranieri morali. Beh, straniero è un termine in realtà che conosciamo bene. Chi è straniero? È colui che viene da un altro paese, colui che parla una lingua diversa, difficilmente comprensibile. Bene, noi viviamo in una società di stranieri morali, cioè gli uni per gli altri siamo estranei dal punto di vista morale, perché ognuno di noi ha una visione etica differente e dunque parliamo un linguaggio che a volte agli altri è incomprensibile dal punto di vista etico. Dunque, come può il diritto, come può la legge affrontare una società così frammentata dal punto di vista etico?
L'etica va verso la frammentazione, il diritto invece deve andare verso la convergenza, perché deve trovare regole per tutti. Ecco che da un lato c'è il percorso, come diceva prima Stefano, di chi ritiene oggi che il diritto debba seguire la strada della neutralità, il biodiritto neutro. Ma cosa significa neutro? Significa un biodiritto che non prenda una posizione etica. Bobbio diceva un diritto avvalutativo, cioè un diritto che non dia valutazioni. Quindi un biodiritto che faccia un passo indietro rispetto all'etica e che in una società pluralistica consenta ad ogni individuo di manifestare la propria visione morale. Quindi un biodiritto neutrale è un biodiritto che prende atto che la società è frammentata dal punto di vista etico e lascia che ogni individuo abbia la propria libertà, il proprio spazio etico per fare la scelta che vuole. E dunque un biodiritto neutrale, un biodiritto che ammette la possibilità di scelta, anzi un biodiritto che eviti che il soggetto libero possa subire delle interferenze dall'esterno e garantisce ad ogni individuo di fare le scelte etiche che vuole. Beh, sulle prime è una proposta interessante, perché uno può dire, ma certo, io ho una mia visione etica, il diritto mi consente di manifestare la mia visione etica, e quindi perché no questo percorso? Dirò subito perché no questo percorso, perché questo percorso ha una implicazione molto importante, molto forte, cioè riconosce come soggetto giuridico solo colui che è in grado di elaborare una scelta morale. Quindi probabilmente ognuno di noi che è qui presente, che è in grado di essere cosciente, autocosciente, razionale, è in grado di autodeterminarsi, è in grado di fare delle scelte morali, di comprendere che cosa è bene, che cosa è male, ma non sarebbero soggetti giuridici, cioè non rientrerebbero all'interno della protezione del diritto, tutti coloro che non sono ancora in grado di fare scelte morali, dunque embrioni, feti, infanti, bambini, e coloro che non sono più in grado di fare scelte morali, individui in coma, cerebrolesi, dementi, malati terminali. Ecco il problema del biodiritto neutrale, la pretesa di difendere solo la libertà di chi può fare delle scelte etiche. Faccio qualche esempio. Molte legislazioni hanno seguito questo percorso del biodiritto neutrale. Pensiamo prima fra tutte alla legislazione britannica. Pensate, nel 1989 il governo britannico costituì una commissione di esperti che dovevano studiare la questione dello statuto dell'embrione, un insieme di esperti che ha studiato questa questione. Nel rapporto Warnock, così definito, si scrisse: noi sappiamo che la vita dell'essere umano è un processo continuo, ma decidiamo convenzionalmente di fissare al 14° giorno dalla fecondazione il limite della protezione giuridica. Che cosa significa? Significa che dopo questo rapporto Warnock, nel 1990 il governo britannico ha emanato una legge, ancora oggi vigente, l'Embryology Act, che dice l'essere umano diventa soggetto di diritto dopo il 14° giorno dal concepimento, il che significa che in Inghilterra la sperimentazione sugli embrioni umani è consentita. Dunque prevale la libertà della ricerca scientifica rispetto alla non ancora possibilità di esprimere la libertà dell'embrione. Altro esempio, la legislazione spagnola sulla questione delle tecnologie riproduttive, una legislazione permissiva, una legislazione che considera prioritari i diritti di coloro che sono in grado di esprimere la loro libertà, quale la libertà di scegliere se, come, quando riprodursi usando le tecnologie riproduttive, ma non riconosce la libertà di chi non può ancora esprimere la libertà, che è appunto l'embrione. Ecco perché la legislazione spagnola, che
tra le più permissive nell'ambito europeo, acconsente la possibilità di accedere alle tecnologie riproduttive sia omologhe, quindi all'interno della famiglia, che con donatore esterno eterologhe, anche a donne sole, a donne vedove. Quindi di fronte ad una possibilità anche di produrre più embrioni rispetto a quelli che non sono davvero necessari, che rimangono nel congelatore, il cui destino è incerto, e senza garantire a questi embrioni la possibilità di nascere in una famiglia dove ci siano due genitori di sesso diverso. Legislazione inglese, legislazione spagnola, e non posso non fare l'esempio della legislazione olandese e della legislazione belga. In Europa due legislazioni che hanno ammesso la possibilità eutanasica, cioè la possibilità di decidere di anticipare la morte naturale allo scopo di alleviare la sofferenza. Due legislazioni che ci fanno comprendere come quel diritto che difende la libertà vuole difendere la libertà anche di scegliere non solo se, come, quando riprodursi, ma anche se, come, quando morire. Cioè l'uomo che con la sua libertà gestisce, così come gestisce la propria vita, gestisce anche la propria morte. E pensate che la legislazione olandese, ricordo quando venne approvata dal Parlamento la legislazione olandese, si disse, beh sì, certo l'Olanda legittima l'eutanasia, ma solo l'eutanasia volontaria. Quindi quando l'individuo cosciente, lucido, dice io voglio morire, fatemi morire, in modo insistente rispetto al medico. In realtà la legittimazione dell'eutanasia, quindi la legittimazione della libertà di scegliere di morire, ha portato con sé quello che alcuni filosofi chiamano, con un'espressione davvero molto evocativa, un pendio scivoloso, dall'inglese slippery slope. Beh, si accetta un principio e si comincia a scivolare verso un piano inclinato. Si accetta l'eutanasia volontaria, ossia la possibilità che un soggetto libero dica io voglio morire, e si finisce con l'accettare l'eutanasia involontaria, ossia la soppressione di un soggetto che non ha espresso il proprio consenso. In effetti in Olanda, dopo pochi mesi dalla emanazione della legge, uscì in un ospedale pediatrico un protocollo, noto come protocollo di Groningen, dove si legittimava e dove si legittima l'eutanasia neonatale, che certo è un esempio tipico di eutanasia senza consenso, perché i bambini appena nati non possono avere la possibilità di dire io voglio vivere o io voglio morire. In questo ospedale si faceva una scelta dicendo in base alla nascita del bambino, in base alle malformazioni o alle malattie del bambino, in base alle prospettive di qualità di vita del bambino e alle sue sofferenze, se farlo vivere, continuare a farlo vivere, oppure sopprimerlo o lasciarlo morire. Ecco, un biodiritto neutrale, un biodiritto che pretende di essere neutrale, ma poi non è neutrale, perché pretende di non prendere una posizione etica, in realtà prende una posizione etica. Chiunque di noi dice io sono neutrale, nel momento stesso in cui dice io sono neutrale, non lo è più, perché prende una posizione. In realtà dietro il biodiritto neutrale c'è l'etica della libertà, l'etica del diritto come garanzia della libertà, ma solo della libertà di chi è libero, sembra un gioco di parole, solo della libertà di chi ha la possibilità di fare delle scelte, cioè gli individui adulti, autonomi, sani, ma non di chi non è in grado ancora o non è più in grado di fare delle scelte. Ecco perché, d'altro lato, esiste un altro possibile percorso del biodiritto. Il percorso di chi ritiene che il diritto non possa mai dimenticare che il diritto nasce dall'uomo e per l'uomo. La dottrina dei diritti umani, su cui, se pensate bene, si è registrato un consenso universale, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, i diritti umani costituiscono quella che Jacques Maritain chiamava la fede secolare
del nostro tempo. Bene, noi non dobbiamo dimenticare che i diritti dell'uomo nascono nel momento in cui ci si è resi conto che la dignità dell'essere umano, la dignità di ogni essere umano, non è qualcosa che noi attribuiamo a qualcuno, ma è qualcosa che il diritto è chiamato a riconoscere. La dignità dell'essere umano è qualcosa che il diritto è chiamato a riconoscere perché esiste in sé per sé. Non è il diritto che crea o che ci conferisce la dignità. Non è la legge che stabilisce convenzionalmente quali sono i confini di protezione dell'essere umano. Perché? Perché la vita dell'essere umano inizia dal momento della fecondazione e finisce con la morte, oggi definita scientificamente morte cerebrale totale. E non ci sono delle tappe più o meno importanti. Ogni momento della vita dell'essere umano è indispensabile per il successivo momento della vita dell'essere umano. Dunque, se si decide di interrompere la vita dell'essere umano, se si decide di sperimentare sull'embrione o se si decide di non idratare o alimentare un individuo in coma, beh, questa è la soppressione di un essere umano, è l'impedimento della possibilità dello sviluppo della vita dell'essere umano. Ecco perché credo che oggi sia importante nel biodiritto ritornare a tematizzare i diritti dell'uomo. Cioè l'uomo in quanto essere umano ha dei diritti e non possiamo fare delle differenze. Così come non possiamo dire ha più diritti un uomo adulto, ha meno diritti un bambino o meno diritti un anziano. Ha più diritti un individuo sano o ha meno diritti un individuo malato, ma non possiamo fare differenze. Se inseriamo nei diritti dell'uomo, nella logica dei diritti dell'uomo, delle differenze, rischiamo di introdurre delle discriminazioni, cioè una società gerarchica dove facciamo delle differenze tra bambini, adulti, anziani, tra sani e malati, fra abili e disabili, fra embrioni e malati terminali. Ecco, non possiamo introdurre delle differenziazioni quando c'è in gioco la vita dell'essere umano. Il diritto deve prendere atto della continuità e della dignità della vita dell'essere umano. In questo senso, la legislazione che riconoscesse e che riconosca la priorità dei diritti dell'uomo non è una legislazione che debba sempre proibire, cioè una legislazione oscurantista che dica sempre no al progresso della scienza e della tecnica e sempre sì alla vita dell'essere umano. È una legislazione che deve cercare sempre di bilanciare i diritti di tutti gli esseri umani coinvolti. L'esempio è proprio la legislazione 40, perché no? Una legislazione che tutti conosciamo bene, che ha bilanciato quelli che sono, da un lato, le legittime esigenze di chi chiede l'accesso alle tecnologie riproduttive perché è obiettivamente in una condizione di infertilità, di sterilità, perché desidera avere un figlio. Però, dall'altro, anche i diritti del concepito. La legge 40 lo dice sin dal primo articolo, ma anche l'embrione, che in fin dei conti è il fine della riproduzione assistita, deve avere una adeguata protezione. Quindi limitiamo il numero di embrioni prodotti, proibiamo la riduzione di embrioni, proibiamo la selezione eugenetica. Noi non possiamo dire ma quali embrioni vogliamo tenere, quali embrioni vogliamo scartare. Cioè la legge deve bilanciare le reciproche esigenze, cioè le esigenze di vita del nascituro e le esigenze di coloro che chiedono l'accesso alle tecnologie riproduttive. La legislazione, la legge 40 è un esempio in questa direzione, ma sarebbe interessante gettare uno sguardo su tantissimi documenti internazionali, perché esiste una dichiarazione universale di bioetica e diritti umani dell'UNESCO che riporta l'attenzione sulla centralità dei diritti umani in bioetica. Esiste una dichiarazione universale sul genoma umano che dice che c'è una priorità della dignità umana rispetto agli interessi della scienza e della tecnica. Esistono molti documenti internazionali che richiamano l'attenzione sull'importanza dei diritti umani
Eppure le leggi stanno seguendo percorsi diversi e portano a quel fenomeno che tante volte sentiamo di turismo bioetico, il turismo procreativo. Ci si sposta nel paese dove la legge è più permissiva, o il turismo eutanasico, ci si sposta verso la legge, verso il paese dove la legge è più permissiva, e viene a mancare in realtà quello che è proprio il senso morale di cui parlava all'inizio Luciano Sebi, che è invece e dovrebbe essere il fondamento della biolegislazione. Grazie. Grazie, allora abbiamo molto materiale di riflessione, possiamo aprire qualche spazio di dialogo per qualche domanda, ne avrei due anch'io, intanto ne pongo una, poi chi vuole può venire al microfono per alcuni interrogativi che intende porre, alcune riflessioni breve che intende proporre. Ecco, la mia prima è questa. In entrambi gli interventi si è fatto riferimento all'inevitabile confronto che la bioetica ha con i dati della realtà, con i dati che ci provengono dalla scienza. Perché certamente la legge di Hume, continuamente ripetuta, dice un truismo, un'ovvietà. Automaticamente non si deduce da una constatazione fattuale una norma morale, ma la presa d'atto della realtà è un criterio fondamentale per verificare la razionalità e la pertinenza di una riflessione morale. Non possiamo fare riflessioni morali disancorate dal confronto con la realtà, altrimenti facciamo il caso Galileo, evidentemente. E allora entrambi i relatori hanno evidenziato quel nodo centrale per la democrazia, che non ha proprio niente a che fare con gli steccati laici cattolici, anzi, volessimo dirla tutta, sto parlando del nodo dell'embrione, sarebbe molto più comodo anche per semplificare la riflessione teologica che si considerasse vita umana quella che è in grado di fare le scelte morali, eccetera. Ecco, rende tutto molto più facile anche dal punto di vista teologico. È lo scontro con la realtà che pone il problema etico, per questo è un problema laico. Entrambi i relatori ci hanno parlato di quella, del fatto che la vita di un individuo, quale esso sia, non solo quella umana, è una sequenza esistenziale che procede in modo continuo e autogovernato. Non nasce necessariamente con la fecondazione, può nascere anche in modi diversi dalla fecondazione, in qualche caso particolare, ma nel momento in cui è in atto questa sequenza unitaria, continua e autogovernata, noi come possiamo prescindere da un confronto con questa realtà alla luce proprio del percorso della democrazia laica moderna, che ci ha detto che i diritti fondamentali sono connessi all'esistenza e non un giudizio sull'espressione delle capacità o delle qualità? Ecco, allora oggi, ecco, io mi permetterei di chiedere qual è il valore di questo confronto con i dati che vengono dalla scienza e che è alla base poi della riflessione etica. Però ora vorrei magari dare la parola a voi per raccogliere un piccolo insieme di interventi che consenta poi di rispondere magari a più stimoli ai nostri relatori. Chi vuole prendere la parola? Ecco, preghiamo di dire il nome, l'eventuale qualifica. Certo. E qui siamo in carenza di carta. Se qualcuno ha un bel foglio di carta da offrire ai relatori. Bisogna qualificarsi? Magari. Michele Campanelli, sono insegnante, avevo 14 anni, era l'epoca delle discussioni sull'aborto e mi aveva colpito il turismo abortivo. Ho sentito parlare adesso di turismo riprocreativo, turismo eutanasico. Bene, quando non era possibile abortire, chi aveva soldi prendeva l'aereo e andava ad abortire altrove e i poveri morivano
sotto il cucchiaio delle mammane. Avevo 14 anni e dicevo, ma questo non mi sembra molto giusto, anche se l'aborto comunque è orribile. Ho l'impressione che i regimi vincolistici riguardino solamente chi non ha mezzi, perché chi non ha mezzi fa quello che vuole sostanzialmente. Quindi il problema è un'etica imposta ai poveri, evidentemente che svincola chi ha mezzi, che etica è? C'è una soluzione? Grazie. Ancora un intervento? Prego davvero di non crearsi problemi nel venire al microfono. Forse allora ottimizziamo il tempo, diamo un attimo la parola al professore. Sì. Non vorrei perdere l'occasione per sottolineare, ovviamente nell'orizzonte di un consenso pressoché totale, qual è il punto che certamente diversifica la mia prospettiva da quella di Laura, che è il seguente. E mi permette poi di tornare anche alla questione del dato. Anch'io credo che nel diritto sia in gioco sempre una questione di riconoscimento, evidentemente. Il problema è che, a mio avviso, è probabilmente inevitabile concludere che il diritto è intrinsecamente un'operazione di riconoscimento, prima che la codificazione di determinate norme. Ed è proprio questo riconoscimento che fa problema, là dove ne va dell'inizio della vita. Per questo le questioni di fine vita sono diverse. Nessuno dubita che colui che sta morendo e chiede magari di morire sia stato un uomo, una donna, una persona con tutti i suoi diritti. Ma la tesi controversa riguarda proprio la possibilità di riconoscere l'embrione non semplicemente come uno che sarà come noi, perché questo, ripeto, va contro l'evidenza del dato. Non si sono mai viste ancora, se non in alcuni film di dubbio gusto, donne appartenenti al genere umano partorire qualcosa di diverso da altri uomini e donne. Purtroppo non sempre perfettamente sani, ma indiscutibilmente appartenenti al nostro genere. Ecco, allora, questo è il vero problema, ed è per questo che le questioni di inizio vita sono più difficili da maneggiare. Quello che io temo è che il richiamo al riconoscimento di una dignità che è, che io ovviamente condivido, non sia sufficiente a sciogliere il nodo politico del riconoscimento, perché la dignità si costruisce, Hegel ce lo ha insegnato, come questa operazione di riconoscimento, così come è stato nella storia ogni volta che, così come è stato quando ci si domandava se gli indios d'America fossero o no esseri umani, come gli europei che li andavano a conquistare. Ecco. Questo mi pare che sia il problema fondamentale, ed è per questo che a mio avviso occorre insistere sulla valorizzazione della coscienza morale. Perché temo, io non riesco a trovare con i colleghi un argomento risolutivo. Il dato però ci aiuta. Noi, vorrei dire, ed è per questo che insistevo sul tempo, stiamo meglio di Tommaso.
la famosa questione dell'animazione ritardata. Ora, ovvero quando viene infusa l'anima nell'essere umano. Per Tommaso d'Aquino questo avveniva quando il feto era dal punto di vista organico predisposto a ricevere questa sorta di sigillo della compiutezza del suo essere persona umana. Questo nei maschi avveniva un po' prima, nelle femmine un po' dopo, ma insomma. Oggi la cultura che condividiamo ci ha insegnato che forse non esiste questo tipo di differenza fra i maschi e le femmine. La scienza ci ha certamente dimostrato quello che Laura così opportunamente richiamava. Quindi è chiaro che il dato aiuta, e aiuta molto, però può creare anche altri problemi. Domani Laura parteciperà alla sessione conclusiva di un convegno del quale io ho visto ieri la sessione di apertura, una splendida relazione di uno studioso americano che ricordava ciò che sappiamo ma che non possiamo ignorare perché anche quello è dato, no? Ovvero tutto quel che può accadere all'embrione nel momento del preimpianto, dell'impianto, durante tutta la gravidanza, il fatto che la stragrande maggioranza degli ovuli fecondati non porteranno all'avvio di una gravidanza, e la questione dell'ootide, cioè della comprensione della fecondazione non come un istante ma come esso stesso un evento che comunque ha una sua durata, Insomma, il dato della scienza è obiettivamente complesso, ma certo ci aiuta a prendere moralmente sul serio anche quella questione. E quasi nessuno in effetti dice che l'embrione si può trattare come una cosa. Il problema rimane però quello del riconoscimento pieno, che anche per il diritto è una convenzione, no? È evidente che il neonato non ha nessuna capacità di esprimere una coscienza morale, è sempre in potenza rispetto a questa dimensione dell'essere umano, ma la capacità giuridica per convenzione la acquisisce con l'atto della nascita, con un curioso cortocircuito se ci pensate. Il settimino questa capacità giuridica ce l'ha compiutamente. Il bambino che al settimo mese rimane ancora là dove è bene che rimanga, certo non può più essere abortito, ma è ancora in qualche modo per strada, è un soggetto giuridicamente rilevante, ma la capacità giuridica ancora non c'è. Ecco, questo mi pare il punto fondamentale, che ho paura non si risolva attraverso lo strumento, il semplice richiamo al riconoscimento di un'evidenza che altri non hanno, e richiede quindi una mediazione politica ma soprattutto un investimento sulla coscienza morale. La questione che è stata sollevata ovviamente è importantissima, però rischia a mio avviso di essere un po' fuorviante se non la si collega a questa premessa. In un dramma come quello dell'aborto certamente sono in questione due livelli di giustizia. La giustizia che eventualmente dobbiamo alla vita che nascerà, che non è, se ha un senso quello che abbiamo detto, una questione irrilevante, e poi certamente la giustizia come obbligo di non discriminare fra soggetti che hanno per esempio condizioni di reddito diverse. Però non sovrapporrei le due cose, anche perché questo certamente è un limite del diritto. Parliamo del turismo. Certo, il diritto, lo sappiamo, ha questo limite. Ci sono due grandi forze della globalizzazione, due grandi forze che uniscono il genere umano. Il diritto non è una di queste. La civitas maxima vagheggiata da Wolf e forse anche da Kelsen non si è realizzata e non è alle viste. Quelle due forze sono il mercato e la tecnoscienza.
Non sappiamo forse che i capitali vanno là dove vengono remunerati di più? E chi li ferma? Non li ferma nessuno, se non eventualmente una scelta morale. Una scelta morale. Per le cose di cui stiamo parlando, le considerazioni sono analoghe. Però la questione di giustizia, c'è una soluzione, per esempio, che fu presa in esame all'epoca del referendum, della legge e poi del referendum sull'aborto, e fu scartata, quella della semplice depenalizzazione. Lo strumento della depenalizzazione in questi casi viene contestato esattamente perché crea quel problema di giustizia. Se io lascio semplicemente le persone libere di fare o non fare, alcune potranno fare, altre non potranno fare, o potranno fare soltanto con un carico supplementare di rischio. Ma ci sono cose che nessuno di noi accetta che possano essere fatte. E non c'è bisogno che faccia i soliti consueti esempi che sono noti a tutti, e per le quali ci dispiace che si possa andare da qualche altra parte a farle. Quindi il problema rimane sempre il significato che attribuiamo in termini morali, prima che giuridici, a quell'azione, che è controverso. Nel dare ora la parola un attimo alla professoressa Palazzani, corre un po' l'obbligo al giurista di fare una precisazione sulla capacità giuridica, perché la capacità giuridica attiene indubbiamente a quei diritti rispetto ai quali è inevitabile un margine organizzativo nella loro espressione da parte del diritto, ma nessuno sostiene che i diritti fondamentali siano connessi al momento della nascita. D'altra parte, questo andrebbe in palese contrasto con i dati di diritto positivo vigente, non solo quelli della legge 40, ma con l'articolo 1 della legge sull'aborto, che non a caso che dice lo Stato tutela la vita umana dal suo inizio. Quindi quando ha a che fare con i diritti fondamentali non fa riferimento al momento della nascita, che poniamo un domani nell'ambito di un'ectogenesi potrebbe anche perfino non esistere. Credo che questo sia anche molto importante, che qualche volta alcuni fraintendimenti su ciò che dice il diritto poi diventano molto 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 delicati. E è prezioso quanto ci diceva il professor Semplici sull'inevitabile confronto con il dato, che ci apre la problematicità e ci apre la riflessione, ma che è la base necessaria per il confronto bioetico. E poi a questo proposito nasce proprio la riflessione. E sì, certo, la fecondazione, lo svolgimento della esistenza umana è un processo, però c'è pure un momento in cui questo processo è autogovernato. E certamente ci sono avventure dell'embrione, possono perdersi, poi sulle statistiche del numero degli embrioni perduti c'è veramente un bazar, ma certamente la vita può andare perduta, e noi ci chiediamo, anche dal punto di vista teologico, qual è il significato delle vite che non hanno portato ad espressione la dimensione della scelta morale dell'individuo. Perché muoiono i bambini? Il problema del limbo, il problema di sempre. Però il dato ci impone inevitabilmente il confronto con la realtà di una sequenza esistenziale individuale che c'è. E questo, e questo non si può ignorare. E c'è, a mio sommesso avviso, una importantissima annotazione che fa il professor Semplici, dice che non basta però riconoscere, ma occorre anche che questo riconoscimento viva in qualche modo culturalmente nella società. Che troppo spesso abbiamo avuto coloro che parlano del diritto naturale prescindendo poi dalla fatica del dialogo, del confronto. Perché se il diritto naturale poi non si trasferisce in cultura condivisa, in consenso, rimane sulla carta. E capita, come è accaduto nel secolo che è appena finito,
che i dittatori vadano al potere con libere elezioni. Laura. Grazie Luciano. Solo due brevi osservazioni. Una sul turismo bioetico. Il turismo bioetico penso che sia proprio una manifestazione di una fuga verso la legge più permissiva, perché appunto si ritiene che la legge, il compito della legge sia quello di garantire la libertà, e se la legge limita la libertà si va laddove è permesso ciò che in un paese invece è proibito. Ecco, è proprio questo che credo debba essere evitato, e quindi credo che il problema non sia tanto la discriminazione tra ricchi e poveri, ma sia proprio un problema di educazione, di formazione al significato della legge. Perché la legge è evidente che è chiamata anche a limitare la nostra libertà. Forse piacerebbe a tutti, ad ognuno di noi, comportarsi come vuole, ma alla fine delle regole per convivere insieme le dobbiamo rispettare. E dunque credo che la funzione della legge sia quella innanzitutto di difendere la giustizia, cioè l'uguaglianza tra gli esseri umani. E questo ci impone degli obblighi anche verso chi è più debole, chi non si può difendere da solo, chi appunto non è in grado di esercitare la libertà. Ecco che è evidente il turismo bioetico, come si potrebbe evitare? Si potrebbe evitare in due modi. Uno, alla formazione, al senso del limite e della legge come anche limite alla libertà, e l'altro modo è omogeneizzando le legislazioni. Questo ovviamente è un'utopia, un ideale, perché assistiamo, ahimè, proprio nell'ambito della bioetica, pensiamo solo all'Europa. In Europa da anni sono stati prodotti raccomandazioni del Consiglio d'Europa, risoluzioni del Parlamento europeo, documenti che pochi conoscono, ma sono stati documenti importanti che miravano ad orientare le legislazioni europee. In realtà ogni paese è andato per la sua strada, quindi questo orientamento non è stato forse sufficientemente efficace. Eppure oggi esistono un comitato intergovernativo di bioetica, cominciano sempre più a nascere delle istituzioni internazionali di bioetica, perché ci si è resi conto che non è che ci vuole una legge quale che sia in bioetica, ma bisogna cercare una legge che sia sempre più orientata alla giustizia. E la Dichiarazione Universale di Bioetica e Diritti Umani dell'UNESCO è stato un importante tentativo di cercare una convergenza, probabilmente minima, ma quel minimo etico che tutti i paesi sono chiamati a rispettare. Kant parlava di cosmopolitismo, cioè la possibilità di arrivare ad una sorta di politica universale, o appunto la possibilità di arrivare a dei diritti nell'ambito della bioetica che siano condivisi da tutti. Probabilmente è un'utopia, però certo dobbiamo muoverci verso una maggiore direzione di omogeneità e non di frammentazione, perché questo credo non sia un bene per la società. La seconda osservazione, diceva Luciano, il dato scientifico. È evidente che il dato scientifico ha veramente una grandissima importanza nell'ambito legislativo, e questo pone una serie di problemi anche per il giurista, perché ovviamente non è uno scienziato, si deve confrontare con gli scienziati, deve acquisire dei dati, deve obbligarsi a osservare la realtà, perché quella realtà che la legge è chiamata a regolamentare e che la legge è chiamata a riconoscere. Ecco perché prima contestavo, criticavo in qualche modo quel rapporto Warnock inglese, perché diceva: noi scientificamente osserviamo che la vita dell'essere umano è un processo continuo, ma scegliamo convenzionalmente di fissare al 14° giorno, ma allora si poteva scegliere anche il 25° o il 32°, tanto che importa. Scegliamo una data convenzionale, quindi è una decisione che prendiamo per cercare di far sì che la scienza possa progredire e che la vita umana sia protetta, ma da quel momento in poi. Sappiamo recentemente che in Inghilterra non solo si sperimenta sugli embrioni, ma sono state recentemente anche prodotte chimere e ibridi, cioè sono stati fecondati gameti umani e gameti animali. Gli scienziati inglesi dicono: beh, non vi preoccupate, noi li produciamo, sperimentiamo, ma vi assicuriamo che li distruggeremo,
quindi che queste chimere ibridi non continueranno a svilupparsi, ma credo non sia certo una rassicurazione sufficiente, cioè il diritto non deve andare verso la ricerca di fissazioni di limiti convenzionali. La ricerca e la filosofia e il diritto sono invece chiamati a riconoscere la realtà e proprio sulla base del riconoscimento della realtà stabilire delle regole giuste e eque per regolamentare la società. Ecco, prima di ridare ancora la parola al professor Semplici, vediamo se c'è un altro stimolo da parte del pubblico. Prego. Grazie, buonasera. Poi il dottor Gandolfini. Buonasera, mi chiamo Nicoli, sono un pediatra. In realtà nella mia vita da 30 anni curo da 0 a 100 anni. Mi pare che in questo tavolo manchi un medico, perché il giurista va bene, i filosofi vanno bene, ma manca poi l'attore, no? Quello che in pratica poi in certi momenti mette in pratica le regole e le disquisizioni filosofiche che poi stanno alla base di ciò che noi poi dobbiamo fare. E allora pongo a loro alcuni quesiti, e sono questi. Innanzitutto, a parte personalmente la vita, nessuno credo qua, in un ambiente poi come questo, discute la sacralità della vita, no? Però vorrei, al di là dei temi del turismo, questi mi interessano poco, mi chiedo spesso quale deve essere il ruolo della medicina, cioè io che cosa faccio? A che cosa occorre la medicina? Cosa serve? Allora serve per lenire le sofferenze? Va bene, allora tutte le tecnologie che io posseggo devo metterle in pratica per fare questo. Serve per tenere in vita a tutti i costi? Allora mi viene in mente un'immagine che ho sempre con me e che vedo tutte le settimane, occupandomi io non solo di bambini ma anche di adulti, di quelle due signore nella casa di riposo dove io vado a fare una consulenza fisiatrica, che sono lì da 15 anni, ferme, non dicono assolutamente nulla, non si muovono neanche, sono nutrite da un tubo e da qualche mano pietosa che va a cambiare il sacco e dà da mangiare. Allora mi interrogo sul ruolo della medicina. Ecco, questo io volevo chiedere. Poi dopo possiamo disquisire sull'embrione, qui adesso io avrei molto da dire anche su questo, però l'ora e il momento. Però ecco, riflessioni che credo coinvolgono molto chi opera praticamente tutti i giorni. Io in 30 anni, quando facevo il generalista, avevo sempre tra i 4 e gli 8 ammalati neoplastici a casa. Quindi io ho una grande esperienza su come muore un malato neoplastico, soprattutto a casa, l'affetto, la famiglia, quando si decide, ma facciamo ancora, facciamo meno. Grandi diatribe, grande serenità d'animo, devo dire che dormo molto sereno. Sono ricordi affettuosi, pazzeschi, ecco, coinvolgenti, però il ruolo della medicina. Credo che la bioetica debba dare o possa dare, o non so se può dare, una risposta a questa mia domanda. E quindi così, magari sinteticamente, se potete dare un discorso. Grazie. Ecco, per bilanciare allora l'assenza dei medici, ha chiesto un altro medico, no, di intervenire. Dottor Gandolfini. Io mi chiamo Massimo Gandolfini, sono neurochirurgo. Un recente libro di Vittorio Possenti ha un capitolo che è intitolato così: perché mi vieti di fare quello che tu non vuoi fare? Sembra quasi un gioco di parole, ma è un dato abbastanza interessante. Io vedo, facendo dibattiti, convegni, andando anche a parlare a giovani, come soprattutto le giovani generazioni sono affascinate da un'impostazione di questo genere,
che noi possiamo chiamare relativista, soggettivista, pragmatica, eccetera, ma ha un suo fascino. Il mio punto di vista deve essere rispettato da chiunque, così come esattamente io cerco, tento, provo e mi sforzo di rispettare il punto di vista altrui. E penso che tutti abbiamo esperienza, come nel dibattito televisivo, tante volte chi non la pensa come noi cerca di chiudere la nostra bocca dicendo: tu hai il tuo riferimento valoriale e fai benissimo a credere in quello, però non puoi obbligare me a scelte diverse. Io credo che fra i tanti punti nodali del dibattito bioetico e quindi anche del biodiritto oggi, la sintesi maggiore, potremmo dire il precipitato chimico di questa soluzione, è il problema del bene comune. Cioè, il biodiritto in modo particolare, ma direi anche la riflessione etica più ampia e credo anche la riflessione scientifica, lo dico proprio da uomo di scienza, non può fare a meno di cercare di trovare una risposta al problema del bene comune. È individuabile, è possibile, questo chiedo ai relatori anche di aiutarci, di darci una mano, è individuabile un bene comune. Per il fatto stesso che esiste uno Stato che si è strutturato attraverso un diritto, vuol dire che questo Stato ha fatto delle scelte che ha considerato comunque un bene comune. Certamente gli Stati totalitari dell'ultimo secolo non sono gli Stati democratici, o per quanto riguarda l'Italia, che nascono con la Costituzione e nel dopoguerra. E forse ancora più, o perlomeno correlato al problema del bene comune, c'è l'altro problema fondamentale, che è quello di tipo antropologico, cioè in fondo che cos'è l'uomo? È un qualcosa, un qualcuno? Ecco, il dato scientifico è un dato incontrovertibile, dovrebbe essere un dato di incontrovertibile testimonianza. Però è vero anche che si presta a delle manipolazioni fuorvianti che sono contro la ragione, quando parlo di ragione intendo dire Galileo, cioè la ragione sperimentale, perché tanti dibattiti sull'uomo potrebbero essere stroncati con un semplicissimo, direi quasi, è talmente semplice che può sembrare banale, cioè tutto ciò che ha 46 cromosomi, punto, è un uomo, piccolissimo, invisibile, gigante, un macrosoma, ma è un uomo, 46 cromosomi vengono a definire, poi lo chiamiamo individuo, essere, persona, eccetera, eccetera, ma è appartenente alla specie uomo. Però è vero anche che al dato poi dopo, oserei dire obiettivo, quasi incontestabile, vengono poi appoggiate o vengono attaccate delle categorie che invece non hanno più della stretta, della mera, direi quasi, razionalità scientifica, ma hanno delle valenze diverse. Ecco allora la domanda, e concludo ai relatori, è questa. Cioè, di fronte davvero a un momento nel quale noi stiamo vivendo in società che sono plurireligiose, plurivaloriali, cioè non ci riconosciamo più in un complesso come poteva essere la morale cattolica, una filosofia cattolica, una trascendenza, eccetera, o addirittura una metafisica, cioè non ci riconosciamo più in questo. È possibile trovare un terreno comune nella identificazione di un bene comune, nell'identificazione di quella, tante volte noi documenti della Chiesa ci richiamano ad esempio a fare riferimento alla legge naturale. Ecco, ma anche la legge naturale può diventare un mare magnum nel quale si può dire tutto del contrario di tutto. Ecco, vorrei un po' sentire la vostra esperienza. Bene. Un altro intervento, poi dopo cerchiamo di sintetizzare. Allora, io non sono esperto di diritto, sono un geologo, volevo però riportare la riflessione e chiedere ai tre ospiti se si può parlare di sacralità della vita, soprattutto in un ambiente cattolico come questo. Credo si possa anche porre il tema della sacralità della morte, intesa come accettazione di un limite.
Troppo spesso la medicina è diventata uno strumento di non accettazione della morte attraverso la medicalizzazione eccessiva e quindi questa esorcizzazione della morte. Se allora questo è un punto su cui anche come cattolici possiamo fare una riflessione sul senso della morte, io vi chiedo appunto un chiarimento, una riflessione sulla differenza che vi può essere tra l'accettazione della morte e quindi lasciare che la morte arrivi, e questo apre il tema delle anche cure palliative, quindi di non impedire la morte se questa può, la distinzione tra eutanasia, quindi come volontà di uccidere, e come accettazione di un limite e la morte che viene non impedita. Questo mi sembrerebbe una riflessione importante anche dal punto di vista cattolico. L'altra cosa è se il diritto si deve tradurre poi in prassi, e rispetto a quello che diceva la dottoressa, io mi aspetterei da incompetente un diritto che al suo interno abbia un'indicazione, un'intenzione, no? Quindi può essere un'intenzione verso la vita. Poi però deve tradursi in prassi applicative, quindi deve differenziarsi più che unicizzarsi in un unico riferimento normativo. Questa è la mia impressione da non esperto di diritto. Quindi vi chiedevo, anche siccome la bioetica è anche biopolitica e in Parlamento vi sono 8 leggi sul testamento biologico, che è un tema che divide anche i cattolici, se era possibile e se vi era il tempo di affrontare una riflessione anche su questo tema. Grazie. Aggiungo allora una brevissima considerazione per poi ridare la parola conclusiva ai nostri ospiti proprio su quest'ultimo tema. Siccome certamente siamo tutti d'accordo, ma forse questo accordo non basta, sul fatto che non sono richiesti interventi sproporzionati, il cosiddetto accanimento terapeutico, purché lo si intenda correttamente, e allora nasce però quello che probabilmente è l'interrogativo di fondo, cioè siamo in grado queste scelte di poterle riportare a criteriologie difficili ma argomentabili insieme, o invece si deve seguire la strada di una soggettivizzazione molto suggestiva, ma anche di molte solitudini e di moltissimi rischi? Perché qualche volta si è detto no alla eutanasia, ma anche no all'accanimento terapeutico, si è detto sì, però questo vorrebbe andare a una concezione molto oggettivistica. Ma perfino nei documenti della Chiesa, in quello dell'80, della Congregazione per la Dottrina della Fede, si dice che si deve tener conto, certo, di dimensioni attinenti alla situazione esistenziale della persona, della gravosità dell'intervento, della sua forza morale e quant'altro. Il problema non è tanto oggettivo, soggettivo, ma se di un'opzione di fondo, probabilmente. Se, ancora una volta, agiamo secondo criteri argomentabili, confrontabili, o ci spostiamo soltanto nella solitudine di un'assoluta soggettivizzazione, con il rischio di una colpevolizzazione del soggetto debole che chiede ancora solidarietà, che forse è il rischio fondamentale. Ecco, mi sembra che di polarizzazioni, di riflessione ce ne siano molti. Diamo ancora la parola al professor Semplici e poi alla professoressa Palazzani. Una piccola, umile replica del filosofo sulla questione della capacità giuridica. La differenza posta dall'atto di nascere esiste. Lasciamo stare la bioetica e parliamo delle eredità. Ci sono situazioni, se vogliamo, quasi puramente teoriche, ma che in linea di principio vanno prese in considerazione, per le quali si richiede di verificare se il bambino ha respirato o no, perché se c'è un'eredità in gioco, per esempio, se ha respirato, quell'eredità passerà a lui e poi
magari risalirà alla madre che lo ha partorito, e altrimenti andrà esclusivamente ai parenti del padre che è morto prima, che gli è premorto, insomma. Quindi in realtà io naturalmente sarei contento, auspicherei una estensione della protezione giuridica nella fase prenatale e non un suo ulteriore restringimento. Però è chiaro che la protezione che va alla vita, fin dal momento del concepimento, anche nella legge che consente l'interruzione volontaria della gravidanza, è di un livello subordinato. Adesso mi pare Busnelli ha teorizzato il concetto di soggetto giuridicamente rilevante proprio per indicare questo peso, questo onere anche per il diritto di chi non è ancora nato, però già c'è evidentemente. È un po' difficile poter considerare, nel caso appunto che un bambino muoia prima di venire al mondo, che quella cosa non sia mai stata nulla. Ecco, non sia mai stata nulla. Non siamo affatto in disaccordo, perché è proprio quello che abbiamo detto prima, cioè è chiaro che il diritto, quando sono in gioco diritti patrimoniali, che poi erano i diritti che premevano al codice civile di matrice romanistica, è chiaro che ha tutto il margine convenzionale possibile. Tra l'altro sappiamo che proprio sul concepito, invece, il concepito, se giunge a nascita, può anche essere destinatario di un'eredità. Esatto. Ma questo dimostra proprio quello che dicevamo, che cioè quando invece sono in gioco i diritti fondamentali dell'uomo, sulla base proprio dell'affermazione costituzionale che i diritti fondamentali sono riconosciuti, e beh, questi, e poi ne trae le conseguenze la stessa sì, però legislazione. Purtroppo rimane il fatto che quel soggetto giuridicamente rilevante, che è il concepito oggetto di protezione da parte del diritto, può essere abortito. La madre può decidere di porre fine alla sua vita. Noi sappiamo qual è l'escamotage giuridico che è stato creato per questo. Comunque, oltre a Busnelli, leggiamo su questo punto, quindi completamente fuori dall'ambito cattolico, la sentenza redatta da Vassalli, quindi da un grande giurista e matrice socialista, la sentenza numero 35 del 1997, che proprio nel momento in cui non accoglie un referendum del Partito Radicale di abrogazione degli articoli, dell'articolo 4 in sostanza della legge sull'aborto, proprio teorizza i termini giuridici della purtroppo attraverso lo stratagemma di bilanciamento, certo, può essere certo. Cosa. Allora, la seconda questione, che è importante per quel che dirò dopo sulle altre domande che sono state poste, vorrei tornare molto brevemente sulla ipocrisia della neutralità del diritto, perché ovviamente è vero tutto quello che ha detto Laura, però rimane una questione più radicale. Cito ancora il primo articolo della Carta di Nizza, quella dei diritti del cittadino europeo. Ogni individuo ha diritto alla vita. Ogni individuo ha diritto alla vita. Bene, perché il diritto non è neutrale? Il diritto come law, non come right, non è neutrale, non può essere neutrale. Perché nel momento in cui si accende una contesa morale sul riconoscimento di cosa vada considerato come un individuo umano, ineluttabilmente, nel momento in cui consente che un individuo umano nella sua fase di vita prenatale possa essere soppresso, in un contesto giuridico che ovviamente non consente l'uccisione di individui umani, non è neutrale. Ha preso posizione per una delle tesi morali controverse in campo. Questo è il punto, a mio avviso, sostanziale, che rende, purtroppo, quando si parla di queste questioni, insostenibile la tesi della neutralità del diritto. E vengo alle questioni di grande peso che sono state poste, quindi molto rapidamente. L'intervento sul ruolo della medicina lo sottoscrivo pienamente, perché non fa altro che confermare una delle tesi dalle quali ero partito. L'etica medica non coincide con la bioetica e viceversa.
quello che è stato giustamente posto è un problema fondamentale di etica medica, che riguarda dunque il rapporto del medico con i suoi pazienti e in particolare, per quel che stiamo parlando, la responsabilità del medico che accompagna i pazienti alla fine della loro esistenza, della loro vita. Ecco, sono questioni diverse e queste sì quotidianamente impellenti nella vita del medico rispetto a quelle che riguardano ciò che una società decide possa essere consentito di fare o non fare là dove la vita inizia, anche perché la vita che finisce è una vita che si esaurisce, la vita che inizia è una vita che ha davanti ancora una intera potenzialità di sviluppo. Anche sotto questo profilo il tempo di queste due vite è profondamente diverso, ed è per questo che bisogna recuperare anche un senso del morire. Io non so se abbia ragione Callahan quando dice, beh, qui bisogna cominciare a prendere sul serio il fatto che le risorse non ci sono per garantire un certo tipo di assistenza sanitaria a tutti. Dire che lo si fa poi comporta che di fatto non lo si fa e qualcuno muore più o meno per caso, in modo, ahimè, sempre più frequente. E allora accettiamo l'idea che quando si è vissuto per un tempo ragionevolmente lungo, poi ci si rimetta al destino, alla volontà di Dio. Sorvoliamo sull'età, che si può considerare come il limite di una vita vissuta sufficientemente a lungo, insomma, per Callahan. Ma capite, questo è un problema drammatico, perché c'è subito una questione di giustizia poi. E allora quello che ha superato quel limite di vita, se può, si fa operare perché paga, e se non può, morirà. Guardate che questa non è una domanda così bizzarra. Io parlo per la mia generazione, per la nostra generazione. Noi lo sappiamo che nessuno potrà garantire alla nostra generazione il sistema previdenziale, la copertura sanitaria, così rimanendo le cose, che viene garantita adesso alla generazione degli anziani. Lo sappiamo, quindi il problema esiste e si porrà. Non nascondiamolo sotto la sabbia, perché esiste e si porrà. Comunque occorre anche recuperare un senso dell'avvicinarsi al morire. E per questo la questione dell'accanimento terapeutico per me, e così concludo, è veramente una cartina di tornasole dell'intera questione. Io sarò molto chiaro. Io credo che la nozione di accanimento terapeutico non sia utile per definire in modo univoco una norma giuridica. Perché la norma giuridica non è come la coscienza morale. La norma giuridica ha bisogno di tagli netti. La nozione di accanimento terapeutico, per le ragioni che sono state esposte, non lo consente, perché nell'accanimento terapeutico ritroviamo motivazioni di carattere oggettivo, lo stato di avanzamento della malattia, e soggettivo. Quel soggetto non ce la fa più. Come si fa a tradurre in un dispositivo normativo questa idea che il soggetto non ce la fa più e magari ha bisogno di un supplemento di premura, di cura, di affetto, di amore, che non è lo stesso per tutti? Nessuna legge potrà mai inquadrare questo. E allora io temo che l'unico elemento discriminante chiaro, sufficientemente chiaro, netto, sia quello del quale si sta discutendo anche oggi per il testamento biologico, e che consente di salvaguardare il ruolo del medico, l'idea che noi abbiamo del medico in una società bene ordinata. Io penso che sia pericolosissimo, forse più del pendio che richiamava Laura, vedo il rischio di un baratro incrinare il principio per il quale una società affida ad un medico un bene così importante come la tutela della vita, da pretendere che non dia mai il farmaco che uccide ad un paziente. Ecco. Però
credo che il principio del rispetto, del rifiuto, del diritto al rifiuto delle cure, che a volte può significare drammaticamente un lasciarsi morire, ecco, vada seriamente considerato come un elemento chiaro per la definizione di una norma giuridica. Quindi, se mi si domanda in tema di testamento biologico, rispondo molto chiaramente: ritieni che sia giusto stabilire con una norma che parlavamo prima con Laura, che un soggetto chieda una volta finito in stato vegetativo persistente, sia lasciato morire, magari dopo un congruo periodo di permanenza in SVP senza segnali di risveglio, ebbene io dico probabilmente questo è un diritto che deve essere riconosciuto. Quindi a questo tipo di versione del testamento biologico, che ovviamente per le condizioni che ho fissato riguarderebbe un numero limitatissimo di persone, qualcuna di quelle ovviamente di cui sentiamo parlare in televisione e sui giornali, certamente. Questa è un'ipotesi che si può considerare con ragionevolezza, a mio avviso, perché il vero rischio è che altrimenti passi l'idea che esiste una libera, incondizionata disponibilità della propria vita, del proprio corpo, qui si potrebbe citare Kant, e una libertà incondizionata di pretendere che altri facciano, o che qualcosa venga fatto, per esempio quando siamo in presenza di pazienti con Alzheimer, con una cosa. Ecco, questo per me è il vero pericolo incombente in tema di testamento biologico, e bisogna essere disposti ad uno sforzo, ad un supplemento di sforzo, se non di anima, per mettere rigorosamente a fuoco e anche coraggiosamente a fuoco questa prospettiva. In fondo, e veramente concludo, c'è una contrapposizione in filosofia morale che forse ci può essere utile fra progetto e debito, se la vita sia un progetto o se sia un debito. Ecco, io non so quanto una certa piega nella riflessione bioetica incida sul contesto culturale così deteriorato nei confronti del rispetto della vita umana che viene denunciato, segnalato da tutti. Adesso voglio vedere se la trovo. Beh, insomma, c'era una dichiarazione del sindaco di Roma sull'episodio di questa ragazza che sembra sia stata ripresa morta dopo essere stata investita da un autobus, che mi ha molto colpito, perché parlava della necessità del recupero della dimensione dei valori che non possono stare senza il congedo da un pensiero dell'egoismo e della soddisfazione del sé ad ogni costo. Ecco, la cultura del progetto e dei diritti ha un ruolo importante e insostituibile in una società democratica e pluralista. Però quando parliamo del rispetto della vita debole, forse stiamo investendo in modo meritorio su un'altra antropologia, che è l'antropologia del debito, che meriterebbe un pizzico di attenzione e di passione di riscoperta in più. Noi non siamo semplicemente ciò che decidiamo di essere, siamo sempre, fin dall'inizio, anche quella vita che in qualche modo misterioso qualcuno dice ci è stata donata, o comunque tutti sono costretti a riconoscere abbiamo cominciato ad essere. Ecco, allora diamo subito la parola alla professoressa Palazzani, perché credo che ci abbia tanto da dire, visto che ha scritto molto su questi temi. Allora, poche parole. Una sul ruolo della medicina. In realtà, appunto, non è solo la bioetica che può dire qualcosa sul ruolo della medicina. Direi innanzitutto è la deontologia. E quindi qual è la funzione del medico? Lo diceva Ippocrate nel V secolo a.C. Il medico non deve uccidere, non deve sopprimere il malato, quindi no all'eutanasia,
ma non deve neanche portare avanti la vita ad ogni costo. È chiaro che anche la medicina è chiamata a riconoscere i propri limiti, quindi no all'accanimento terapeutico, cioè portare avanti una vita ad ogni costo anche quando la vita è vicino alla morte, non c'è più possibilità di cura e il malato soffre. E quindi qual è la funzione del medico? La funzione del medico è quello di curare e, laddove non è possibile, prendersi cura del malato. C'è una bellissima espressione inglese, quindi una delle poche volte che la lingua inglese è più ricca della lingua italiana, perché curare è espresso sia con il verbo cure e care. E care significa prendersi cura quando il malato non ha più la possibilità di guarire, e dunque sì alle cure palliative, cioè alla possibilità di umanizzare il morire. Sulla legge, sul testamento biologico, gli 8 famosi disegni di legge che sono in discussione in Senato, proprio insieme a Luciano Sebbi siamo andati in Senato a discutere questi disegni di legge, e sono molto diversi uno dall'altro, quindi non è semplice, probabilmente non sarà semplice unificare questi disegni di legge. Quello che posso dire è che da un lato alcuni disegni di legge ritengono che il malato, il soggetto, possa dichiarare prima per il dopo, nel caso in cui capitasse una malattia che gli togliesse la coscienza, può dichiarare di rifiutare alcune terapie anche che lo mantengono in vita, e il medico ha il compito di eseguire le sue volontà. Quindi il medico come esecutore delle volontà di chi firma il testamento biologico. E questi disegni di legge aggiungono, senza alcuna responsabilità, perché oggi il medico che omettesse il soccorso sarebbe punito, invece se passassero quei disegni di legge, come legge, il medico sarebbe esonerato dalla responsabilità terapeutica in nome della volontà, ancora la libertà del paziente. E altri disegni di legge che a mio parere invece sono più accettabili sono quelli che ritengono che la legge, il testamento biologico, possa avere un senso nella misura in cui consenta al cittadino di esprimere quello che lui intende essere l'accanimento terapeutico, perché c'è un modo oggettivo di intendere l'accanimento terapeutico e questa sarà una valutazione medica, ma c'è anche un modo soggettivo di intendere l'accanimento terapeutico, cioè il soggetto che dice no, io in quelle condizioni non mi sento più di continuare a vivere. E il medico è chiamato a tenere conto, lo dice la Convenzione di Oviedo, che è un documento ancora europeo, dice il medico è chiamato a tenere conto di questi desideri. Cosa significa tenere conto? Significa che non è vincolato in assoluto, ma che è chiamato a tenerle in considerazione, però il medico deve sempre decidere in base alla sua coscienza deontologica. E questo credo sia un punto importante. Ultima cosa sul paziente in coma vegetativo persistente, non posso non ricordare a Stefano, come lui sa, la sentenza recente che è stata scritta sul caso di Eluana Englaro, forse tutti sapete di questa ragazza in coma da tanti anni. Beh, il giudice dice bisognerebbe fissare la irreversibilità del coma, perché ahimè nessuno sa quando è possibile o non è possibile un ritorno di coscienza. Non a caso il Ministro della Salute ha subito nominato una commissione di esperti, scienziati e filosofi, che possa indagare su quale è il momento in cui si possa oggettivamente dire che non c'è la possibilità del ritorno della coscienza. Fino a quel momento non possiamo fissare un termine convenzionale, 1, 2, 10, 12 anni, anche lì sarebbe un termine arbitrario e convenzionale, mentre il diritto, come dicevamo, è chiamato a guardare in faccia i dati oggettivi della realtà. Grazie. Io vorrei concludere ricordando come a Brescia abbiamo in qualche modo inaugurato lo stile della care nei confronti di chi non possiamo guarire. Il primo hospice in Italia è stato bresciano, e non è soltanto un hospice, è soprattutto cura domiciliare che risponde a questa esigenza costituzionale fondamentale. Ecco, così, in qualsiasi tua condizione hai diritto
a non essere solo e a che la tua sofferenza possa non esserci, possa essere evitata. Questo oggi è possibile, costa. E non è vero che l'investimento in sanità non produce prodotto interno lordo. Quale economista potrebbe fare un'affermazione di questo genere? Il problema nella società è anche di scelte sui beni dei quali vogliamo disporre. Certo che un maggiore investimento in tutela della persona e della persona debole ci priva dell'ottavo telefonino o della quarta automobile. Ma c'è un problema politico di scelta, perché anche l'Associazione Nazionale degli Psicologi Olandesi ha segnalato, ecco, i rischi, le delicatezze di questi temi di frontiera. Una volta che hai segnato una soglia anteriore a quello che definiremmo l'intervento sproporzionato, certamente l'avere ancora cura ti viene assicurato sulla carta, ma c'è un tarlo molto forte, quello secondo cui forse la società si aspetta un passo indietro. Ed ecco allora il rischio della colpevolizzazione del debole, del malato che chiede ancora risorse. Questi problemi sono anche i problemi del diritto, che sono i problemi concreti, perché il diritto spesso segna lo stile di un comportamento sociale, al di là delle giuste riflessioni sui confini che possiamo fare a un tavolo. E allora in questo senso, certo, come si diceva ormai un'ora fa, certo, se non è possibile un'ingerenza diretta sulla sfera corporea di un individuo, il medico non ti può mettere le mani addosso, però il medico ha questo dovere, che è un dovere laico, di presa d'atto di come perfino la richiesta di morire è quasi sempre, ci dice la ricerca psicologica, una domanda. Il malato non ha molto da mettere in gioco per dire di non voler essere solo e di poter avere ciò che risponde alla sua condizione esistenziale. Quella stessa donna che andò a casa dicendo io non voglio l'amputazione del piede, disse alla televisione perché io a casa guarisco. E allora forse non c'era stata una solidarietà sufficiente per farsi carico del problema esistenziale, delle paure, della disinformazione di quella donna. Ecco, dobbiamo essere sicuri di non lasciare nessuno nella solitudine. E vorrei richiamare l'oggetto di uno dei miei colloqui con il papà di Eluana Englaro. Mi ha fatto un dono molto grande quando mi ha detto che sono la persona che non la pensa come lui, con la quale discute più volentieri. Passato un po' di tempo, chissà se me lo ridirebbe, perché noi discutevamo di questo, perché lì il problema è umanamente straordinario, perché non abbiamo una persona che vive di una terapia, abbiamo una persona che vive di per sé sola, con un poco di alimentazione, cioè con ciò di cui ciascuno di noi vive. E allora resta questa riflessione di fondo: se ciò che da un certo punto di vista sembra non avere senso, se per caso non sia anche l'espressione estrema di quella indisponibilità ad un appiattimento sulle realtà negative e l'espressione estrema di una scelta di solidarietà nei confronti della debolezza esistenziale più comprensiva, che rappresenta anche la cifra forse della civiltà di una società. Grazie, credo che questa sera abbiamo potuto riflettere in modo molto valido. Buonasera.